thank you Cari telespettatori di Telegarda, amici del dialetto di questa trasmissione, ben ritrovati. Mi scuso per questa voce molto bassa, ma non ho la raucedide, ve lo dico subito, non ho il raspeghim o il raspim come si dice in dialetto, ma parlo sottovoce perché qui siamo nel cuore di Vignole, nel cuore della Repubblica per Persoconde Vignole, del presidente Ivo Adamin Bertamini. E del suo segretario di Stato, portavoce, comunicatore, mente pensante Cornelio Galas, che dà i suoi comunicati riguardanti appunto la Repubblica, per seconde televignole, attraverso Televignole. Scusate l'agitazione, ma sapete, sono qua proprio in incognito, non vorrei essere preso sul colpo. Adesso, ragazzi, torniamo, scusate, ma torniamo seri, scusate per. Questo inizio un po' faceto, un po' curioso, torno a parlare seriamente. Siamo a Vignole, siamo qui senza timori, senza paura e siamo ospiti di due eh, coniugi, il signor Carlo e la signora Laura, che oggi ci parlano di una cosa molto eh, particolare, spettacolare, interessantissima. Loro hanno un vero e proprio orto botanico composto di centinaia di piante grasse che curano con tanta meticolosità. Partiamo allora con la signora Laura, sì. dico subito che possiamo parlare in dialetto perché questa trasmissione è in dialetto, per cui le chiedo subito: ma dove nasce questa sua passione, e quella ovviamente del marito, per questo tipo di piante? Quando e perché? Ma a me sta regalando una pianta vent'anni fa, quel che me l'ha regalata è appassionata talmente tanto che da una ne veniva un do, ne veniva un ne veniva vinti e avanti così, insomma, con gli anni è, ecco, ma la è cresciuta. Ecco, ma la passione l'ha avuto anche al marito subito? No, l'ho contagiato, il marito l'ho contagiato per la passione delle piante grasse. Allora mi permetto di passare al marito. Passo davanti alla telecamera. Allora... Caro Carlo, allora, il contagio è stato un contagio convinto eh, o alla fine non, so. ne, non ne valeva la pena, era meglio fare qualcos'altro? Era un po' sofferto, molto sofferto perché il lavoro, l'impegno è veramente tanto. tanto. È solo a portarle, pensare a portarle dentro sta autunno e di portarle a primavera... Ah, ecco. <ride> Perché allora, sono piante che soffrono l'inverno, eh, chiaramente. Sì, tante sì, tante le abbiamo in terra piena che stanno fuori anche l'inverno, però tante bisogna portarle dentro purtroppo. Ecco, ci sono altri familiari coinvolti o siete solo voi due? Ma Per l'intanto sono solo noi due, dopo abbiamo vicini che hanno anche loro la stessa passione, No, Quindi si sta, il contagio si sta diffondendo, sono come una malattia eh, endemica, contagiosa. Allora ritorniamo alla signora Laura, Allora ci dica ma ad un certo punto avete dovuto anche studiare, approfondire, comprare dei libri per conoscere meglio queste piante? Studiare sempre, eh, sì, letto anche su qualche libro perché no, tante robe non se le sa, bisogna studiarle come l'acqua, la temperatura, eh, i concimi, eh, bisogna anche studiare, informarsi, sì. Ecco, eh, a queste piante penso che ci si affezioni, no? se si liga a queste piante con i sentimenti, con la passione, ecco. a un certo punto eh, se, la, se la pianta la muore che succede? Se l'amore dispiace tanto, perché ogni pianta se sa la gala sua so storia. La gala so storia. La lega al suo posto quando te la metti fuori e quando che te la rimetti dentro lega tutto al suo posto. Che non venga a toccarmi in una o a spostarmela perché se se nascorse subito. Ecco, Anche se volesse farmi ne scherzo, me nascorso me subito. 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 A Carlo domando, ma queste eh, piante che le par così, non dico amorfe, ma in realtà le ha delle fioriture eccezionali. È bello che mi fa proprio la passione le i fiori di queste piante, perché le ha fiori veramente molto bei. Ecco, la fioritura concorda abbastanza per tutte, o è una fioritura che la va lungo l'estate? Non so, alcune le fioriscono in maggio, alcune in giugno? No, alcune le fioriscono dalla primavera fino all'estate, non le ha la sua fioritura, certe fioriscono solo di notte. Cioè, per fare le foto bisogna alzarsi di notte per fotografarle. Perché quindi di giorno, come la mattina morte. se, se si no, è dermissi, è il fiore, le zana. Però il lo stesso fiore la notte se si deve verde. No, nord. il muore. Ah, quindi il fiore. ho capito. Beh, queste le, le cose, cose veramente... Ecco. Siccome le piante grasse si dice che le ha poca... bisogno di poca acqua, no? È vero questa roba qua o è una bala? L'è vero. È vero che bisogna bisogno di poca acqua, mi purtroppo spero sempre nell'acqua del piovana. cielo piovana perché mettersi a dargliela tutta tutte che se vuol qualche oretta. Sì. Perché quante è le piante? Circa 700. 700 piante, che miseria. E se aveva abbastanza i nomi, se aveva abbastanza o che delle difficoltà? Ma supporto, i nomi saranno quasi tutti, specialmente mia moglie, quella esperta che piace a vedere sui libri. La botanica che piace a vedere i nomi no, specifici. Meno è che mi vado la pianta, vado al fior. Mella mente e basta, appunto. parlare <ride> in italia. Ecco, prospettive future, signora, per il futuro, ovviamente. Prospettive di nuovi acquisti, di new entry, come dis, per usare termini moderni? Guarda, questa è una brutta malattia, mi diria. Se di sempre non compro più perché non so dove metterle, ma se si va alle fiere, una o l'altra, sempre la riva a casa. Sì, ma Diseria Perciò che sì. è. E sempre che in sarà in più. Ma è una brutta malattia di Seria che è una bella malattia. Amico. Una bella malattia, però, però, per il portafoglio insomma. Non l ha l ha perché tocca. questa malattia non si guarisce? Perché se va sempre avanti e se continua a crumpare. ho capito. Non si guarisce mai, mai. Non è che venirà un momento di crisi che si dice: ma adesso siamo stufi, molen tutti, nemmeno i mercatini, vendendo tutte le piante. Che dice il caso? E che cosa fa la proposta mia moglie? fare un bot vendere tutte dopo ripartire da off. Quindi per esempio quando, Però, quando, che sente. Quando che sta il bonsai, l'arco bonsai, chi arco? Eh, ne è a vedere, perché lì anche tanta roba de, de, del vostro genere che vi piace. Sì, sempre vado a vederle e sempre compro qualcosa. Una, due e vengo a casa. Logicamente che ne ho tante lighe quasi tutto di quel che ho, ma che è sempre quel... qualcosa che manca, di nuovo, sempre. Si va avanti. E così si dà anche un contributo all'economia, no? Perché Sicuro. Crom... I dischi che bisogna comprare, che bisogna spendere, quindi le, 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 le piante grasse, per quanto riguarda appunto il settore vostro, sicuramente le dà un, un impulso. Eh? Sì. sì, sì. Bene. A questo punto eh, direi, intanto vi faccio notare telespettatori di Telegarda, amanti del dialetto, che pur parlando in dialetto qui a Vignole non abbiamo notato grosse differenze col dialetto di Arco. Voi siete proprio eh, televiglionesi doc? E dai col televignolese, vignolesi doc. Mi sono dalla Val d'Eledro. Ah, ecco. E Il mi sono doc de Vignole. De Vignole, ho capito. Quindi però non, non, si nota, non si nota assolutamente che la lavei... Da quanti anni è che lei? qua? 35. 35. 35. come si dice 35? 35. 35. Ecco, oh, beh... Ma 35. 35. 35. E a Vignole? 35. 35. 35. Quindi come arco 35. Però 35, ecco. Quindi, cari telespettatori di Telegarda, io direi che a questo punto il nostro viaggio a vignole di nascosto all'insaputa del presidente Ivo e del segretario di stato Cornelio Galas è finito. Prima però dei saluti vi lascio come sempre i dieci vocaboli che adesso vi vado a proporre. Quindi mi raccomando, solito quaderno, penna. Ecco allora i dieci vocaboli di oggi. Sgranera è la ramazza. Sentite sgranera, l'accento tonico sulla E. Sgranera, accento fonico aperto. La Bondola, è la mortadella di Bologna. Bondola, in questo caso l'accento tonico è sulla O, accento fonico chiuso, non bondola, bondola. La Zirela, accento tonico sulla E, accento fonico aperto, sarebbe la carrucola. La Ziresa, invece, sentite accento tonico sulla E, ma questa volta accento fonico chiuso. È la ciliegia, la miola, sentite un bel accento aperto sulla O, è il midollo o la midolla, come qualcuno disse, delle ossa. Poi abbiamo lo scopelom, scopelom, sentite accento tonico sulla O, accento fonico chiuso, è lo scappellotto, lo scapaccione. Scarmenar, accento tonico sulla A è il disseminare, lo spargere, il sparpagliare anche. La scarambea, accento tonico sulla E, accento fonico chiuso, scarambea, non scarambea, scarambea è la spina, quella che a volte maneggiando il legno ti si infilza nel, nella pelle. Il vensei, termine antichissimo, il vensei, accento tonico sulla E, accento fonico chiuso, sono quei ramoselli del sottobosco che si raccolgono per dar da mangiare ai conigli, agli animali domestici. E infine chiudiamo: pezzot en pezzot accento fonico aperto, vorrebbe dire un po' di tempo. pezzott con me, stai qua un po' di tempo con me. Quindi, finiti anche questi dieci vocaboli, spero che li abbiate, come sempre, scritti, ricopiati sul vostro quadernetto. E ricordatevi, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Saluti e arrivederci alla prossima puntata.